Frutticoltori della provincia di Verona, buongiorno e ben ritrovati a questo 30° notiziario del meglio del pero del 1° ottobre 2021. Un saluto dalla Coldiretti di Verona, dall'AIPO OP, dal Consorzio Ortofrutta Veneta e dal Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della provincia di Verona. Vediamo ora a vedere le fasi fenologiche del melo. Gruppo del Red Delicious e Granny Smith, siamo in raccolta in atto. Gruppo dell'Imperatore e del Fuji sono prossimi all'inizio degli stacchi. Difesa fitosanitaria, marciume su frutti. Si sono riscontrate presenze in più impianti, dovuti all'elevata umidità e alle lunghe bagnature fogliari, che determinano elevati rischi di infestazione. Gli interventi fitosanitari a contrasto vanno concordati coi tecnici delle strutture commerciali alle quali si conferiscono o si vendono le mele. Marciumi su frutti da Botrosferacee. È stata rilevata un aumento di infezione su varietà Granny Smith. È importante limitare le fonti di inoculo, vanno così eliminati in fase di raccolta i frutti colpiti. Carpo Capsa. Si può considerare conclusa la terza generazione. Non sono stati rilevati danni di rilievo. Piralide del mais. Mantenere lo sfalcio del cotico erboso nei filari e a fine campo, soprattutto dove vi è molta presenza di sorghetta e giavone. Veniamo ora al commento sulla cimice asiatica di questa settimana. Aumentano ulteriormente le catture di adulti, 30 per trappola, mentre si abbassano ancora il livello dei giovani, 7 per trappola. Questi adulti possono essere intercettati prima di trasferirsi presso i siti di svernamento, attraverso l'uso di trappole a cattura massale, il cui modello principale è quello a totem, già in uso presso diverse aziende agricole anche nella stagione primaverile. La trappola va collocata al margine del frutteto, ad opportuna distanza dai filari ed eventualmente in aree di transizione tra frutteto e fabbricato rurale. La dannosità di questi adulti si può ancora espletare negli appezzamenti infestati. Prima che si trasferiscano allo svernamento, pertanto la situazione non va persa di vista. Dove la raccolta e l'intervallo di sicurezza lo consentono, può essere necessario continuare a difendere il melo per limitare le popolazioni e i danni seguendo le indicazioni già descritte e rispettando le indicazioni di etichetta. Si ribadisce l'importanza di utilizzare elevati volumi di acqua per favorire una bagnatura fogliare ottimale e di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata. Un saluto e un arrivederci al prossimo notiziario del melo del pero.